Di buon senso la proposta di Di Maio o no? È di buon senso. Guardi, ma faccia un contraddittorio invece di fare il coniglio che parla da solo. Va bene, non insultiamoci, andiamo in pubblicità. E poi mi stupisco dello stupore di molti giornalisti dei nostri talk, dove per anni ed anni si sono sottomessi al diktat di tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che dettavano le regole per andare in televisione, che non volevano il confronto, che volevano essere da soli, che volevano sapere le domande prima, che volevano appunto Chi nessun ha tipo accettato di questi diktat? contraddizione. Scusi, a chi si sta riferendo? Beh, tutta la televisione, scusi, No, tutti forse i programmi nelle non televisioni, sta parlando di nelle noi di sicuro, televisioni guardi. italiane. Sicuramente non parla di No, noi. io non sto parlando di No, ha lei, detto di io non tutti, sto quindi parlando di io lei, non ma sto io non è parlando che di me. adesso posso mettermi a fare i nomi ed escluderne altri. Sicuramente lei è stato uno di quelli che non si è piegato a questo, ma non può certo non credere anche lei che quello che sto dicendo è il vero, perché sono i fatti. No, Panella, le chiedo scusa, però io ho aspettato diligentemente. Lei ha fatto un'intervista, monologo, non per colpa sua, a Di Maio, che ha fatto delle affermazioni di una gravità, oltre che menzognere, incredibili. Io sono stufo che ad ogni trasmissione nella quale Di Maio e Di Battista vengono invitati, loro si sottraggano al confronto. Io ci sono sempre, mi confronto con lei, mi E ha confronto con chi ragione. voi invitate. No, mi perdoni, io la Biancofiore, se abbiamo qualcosa da dirci, stiamo in collegamento, lei in studio. Di Maio ha detto una quantità di sciocchezze, lei ha cercato di fare il suo mestiere, le ha evase tutte, ha detto delle bugie infamanti. Io quindi la saluto, me ne vado, sono pronto a tornare quando Di Maio o Di Battista saranno pronti al confronto. Io non ci sto più a trasmissioni nelle quali questi signori facciano il monologo senza mai accettare il confronto. Quindi la Allora, senatore ringrazio e la Esposito, io non saluto, posso arrivederci. trattenerla perché non è nelle mie, diciamo, peraltro ognuno fa quello che gli pare. Segnalo che io ho il diritto anche di farmi un'intervista per i fatti miei. Segnalo anche che più tardi ne faremo una da sole con Emiliano, quindi magari si sarebbe dispiaciuto anche di quello. Poi, insomma, No, mi dispiace perché il senatore Esposito è il Lascia nostro sbaglia gradito sempre, c'è ospite. da dire che insomma è effettivamente un po' fastidioso questo fatto che i grillini, lo sappiamo tutti, sanno, hanno come dire, queste vie preferenziali perché altrimenti si sottraggono al dibattito televisivo e questo Vabbè, ma insomma in indubbiamente questo studio i grillini dà sono venuti fastidio, anche a però confrontarsi con altri no, ospiti, ma non non è vedi colpa che se uno vostra, decide di è fare che un'intervista sappiamo uno che a uno, fa l'input loro è un'intervista uno a uno. quello, purtroppo. Io ho un trattamento di riguardo nei confronti dei grillini, in quanto ha ospitate senza contraddittorio, interviste con domande scritte e poi da rileggere perché sennò non sono autorizzate la pubblicazione. Insomma, io ho un trattamento di favore così. Siamo arrivati a colleghi che vanno alle conferenze stampa della Raggi sapendo che la Raggi non accetta domande. E che si faccia un comunicato e ce lo mandi per fax o per email. Insomma, accettiamo, abbiamo accettato da Grillo e dai suoi uomini delle condizioni professionali che non hanno fatto altro che esaltare la loro presunta diversità, il loro rigore. No, noi nelle imboscate televisive. No, se fai il politico devi anche accettare di finire in un'imboscata televisiva. Questo sostengo. Detto questo, e Ma insomma chiudo, adesso imboscate televisive io non si credo. può fare il giornalista anche senza imboscate, diciamo. No, non è necessario. No, ma imboscate non nel termine, come dire, delinquenziale della parola, nel termine che a sorpresa ti chiedo come mai ieri hai detto A e oggi dici B. Questo, come dire, tecnicamente potremmo dire, sostenere che è un'imboscata.